Negli ultimi video che ho fatto mi avete chiesto in tantissimi, ma proprio tantissimi, di parlare di Captain Blazer. L'ho fatto, quindi mi aspetto minimo 20.000 like a questo video, ma minimo. Questa invece è una bellissima immagine che raffigura tutti i fan di Captain Blazer che diranno: tu vuoi crescere, vuoi farti gli iscritti sfruttando il suo nome e vuoi farti le visual sfruttando il suo nome. Va bene, bambino sbirulino, allora guarda, questo è il canale di Captain Blazer. Se andiamo a vedere i video più popolari, guarda un po', sono tutti video che parlano di ninja, 10 clip di ninja, il giocatore più fortunato al mondo, questo ragazzo incredibile, le migliori kill di Ciccio Gamer, il ninja di PS4. Quindi se qualcuno qui è cresciuto sfruttando il nome degli altri, fidati che non sono io, fidati. Vi dico subito che questo video sarà ben diverso dagli scorsi due video, quello contro Aiden e quello contro Sykes, che poi non sono video contro, sono video che parlano di loro due e dei loro comportamenti. Io non sto facendo un video contro, sto parlando di cose che loro veramente fanno, quindi non è un video contro, è un video dove parlo di cose effettivamente vere. E vi dico già che non parlerà solo di Captain Blazer, quindi guardate il video fino alla fine perché ne vedrete delle belle. Inoltre, se volete, sentitevi liberi di supportarmi nello shop col codice OCTIPFI, che trovate anche in alto sopra di me, perché se poi mi mandate le foto su Instagram, vi reposto. Captain Blazer è molto intelligente e furbo, ma l'intelligenza e la furbizia non sono sinonimo di maturità. Infatti è un immaturo. Infatti basta scrivere "rispondo al dissing di Captain Blazer" e vedersi i video di questo tizio qua per capire quanto immaturo è il nostro capitano. Ora, è normale, io ho 20 anni, lui ne ha 5 in meno, quindi è normale che una persona di 15 anni sia chiaramente più immatura, e mentre tra 40 anni e 45 anni non c'è differenza, tra 15 anni e 20 anni c'è una gran differenza, perché sono lì che vengono fatte le prime esperienze della vita, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti la prova di maturità non si fa a 15 anni, si fa a 20 anni praticamente. Quindi non stiamo qui a criticarlo per certe cose dell'immaturità, crescerà e imparerà, forse. Ma diciamo che fin dai primi tempi io e lui non abbiamo avuto un buon feeling a contatto, perché lui veniva a scrivermi in chat su Telegram che io gli copiavo le copertine e io gli mandavo gli screen di conseguenza delle mie copertine che lui stesso mi copiava. Quindi tipo era un cane gatto così. Ora che ci penso, avevamo pure registrato un video che però non è mai uscito. Vabbè. Ma io lo so perché a voi non piace, perché è clickbaitissimo con le copertine, con i titoli, e sinceramente a me non dà fastidio. Lo fanno praticamente tutti gli youtuber, perché ormai nel 2019 su YouTube o lo fai o non vai avanti, quindi è una cosa che è sbagliata, ma va fatta. Cioè, quelle cose che vengono comunque, cioè, devono essere fatte. Chiaramente ci sono youtuber che lo fanno in forma più leggera, c'è chi lo fa in forma più pesante, ma il clickbait al giorno d'oggi è l'essenziale, la ricetta segreta, la formula magica per andare avanti su YouTube, quindi mi pare più che corretto farlo. Perché, diciamocelo, voi cliccereste molto di più un video chiamato "come fare 1 miliardo di kill su Fortnite in maniera semplice", piuttosto che "come fare 5 kill su Fortnite in maniera semplice", che alla fine è la stessa cosa, perché entrambi i video diranno la stessa cosa. Ma voi cliccherete su quello "come fare 1 milione di kill super facile", piuttosto che cliccare su quello "come fare 5 kill", ma alla fine il risultato sarà lo stesso. Ad alcuni invece non piace perché lui dice le bugie. Ma a parte queste cose, a parte il fatto che usi il fondotinta, perché si vede palesemente che dal naso in su è 1000 volte più arancione che dal naso in giù, cioè dal naso in giù è bianco, invece dal naso in su è completamente arancione perché usa il fondotinta, ma vabbè, non c'è niente di male a truccarsi, le ragazze lo fanno sempre, quindi cioè a parte tutte queste cose qui, quello che a me dà fastidio è la presa in giro agli iscritti, che è una cosa che mi dà fastidio da chiunque in generale, non solo da Captain Blazer. Per me avere un canale da 220.000 iscritti è avere un rapporto di amicizia con 220.000 persone, e io chiaramente, se ho rapporto di amicizia con qualcuno, non è che vado a pugnalarlo alle spalle e a fregarlo, no, che rapporto di amicizia sarebbe? E quindi quando di conseguenza vedo della gente che inganna i propri followers con qualsiasi modo per guadagnare loro stessi, cioè proprio non mi va, genio, non mi va proprio bene. E puoi essere chiunque, puoi avere quanti miliardi di iscritti vuoi, ma finché inganni le persone, mi incazzo. E lui per un periodo non è mica stato da meno, assolutamente no. Nel continuo di questo video andremo a vedere come certi grandi youtubers vi fregano e vi prendono per il culo. Quindi se volete continuare a farvi prendere per il culo, cambiate video, ci sarà sicuramente qualche video clickbait molto più interessante di questo. Altrimenti guardate il video fino alla fine per scoprire come voi stessi venite ingannati. Avete presente queste slot machine che vi faccio vedere in questo video qua? Quelle slot machine piene di euro, dove voi inserite l'euro che va a finire qua e che va a spingere le monete più in avanti, e voi pensate: beh, cavolo, le monete stanno per cadere, tanto
tanto io basta che metto un euro e cadranno tutti e diventerò più ricco perché cadranno un sacco di euro in più. Ma per quanti euro voi mettiate, nonostante le monete siano lì per cadere, alla fine non cadranno mai, ma proprio mai. Chi vince alla fine? Il proprietario della slot machine. E i contest e tutte le truffe che gli youtuber grandi fanno sono praticamente la stessa cosa. Vi danno l'impressione che vincere sarà facilissimo, proprio come in queste slot machine qua, ma alla fine non vincerete mai, perché se fosse così semplice vincere, pensate che lo farebbero? No! Blazer, e non solo lui, per un sacco di tempo andavano in giro dicendo che se li si supportava come creatore nello shop, il nome veniva aggiunto ad una lista e poi da quella lista avrebbe estratto 10 fortunati nomi che avrebbero vinto una skin leggendaria. La prima cosa per sapere se un contest è finto o no, la maggior parte delle volte, è che tutti questi contest fake non hanno mai una scadenza temporale fissa e precisa. Tutti gli youtuber dicono, è attivo un contest, è attivo un contest, ma senza mai dire quando è iniziato e quando è finito. Quando finirà, che è la cosa che più ci interessa. Quando è che finisce sto contest? Quando è che effettivamente il tutto finisce? Nessuno dice mai quando è perfettamente l'estrazione. Ragazzi, tipo, il contest parte il 20 maggio e finisce il 20 del mese dopo. Fine. Allora, intanto, il bambino sbirulino cosa dice? Beh, io lo supporto come un creatore, che così magari verrò estratto. E qui sorge un altro problema, che noi creatori del programma Supporta un Creatore non possiamo sapere chi ci supporta, ma solo quanta gente ci supporta, e già qua sorge la prima bugia. Chiaramente però un bambino non lo sa che effettivamente lo youtuber non può sapere chi lo supporta, ma solo quanta gente lo supporta. E voi direte, sì, ma alla fine lui ha estratto comunque 10 persone. E pensateci un attimo, cosa mi costa a me estrarre 10 persone a caso da Instagram, completamente a caso? Magari possono essere 10 miei amici, magari possono essere 10 nomi inventati, tanto voi tra quei nomi cercate o voi o i vostri amici, non cercate altri nomi, non andate a controllare se quei nomi sono effettivamente veri o no, e non sapete neanche se quei nomi sono veramente amici di quello youtuber oppure no. Cioè, veramente, io posso inventarmi di tutto, tanto voi non lo sapreste, e poi è una storia Instagram che tanto andrà via. Ma immaginate che ora invece venite estratti davvero, ma non lo supportate, e voi siete stupidi, cioè andreste a dirgli, guarda che io non ti supporto ma ho vinto lo stesso, quindi andreste a perdere la skin leggendaria che avete vinto, perché lui sicuramente avrà estratto 10 nomi a caso su Instagram di quelli che lo seguono e avrà detto, boh, questi sicuramente mi supportano, quindi li faccio vincere. E se voi non l'avete supportato, ma comunque avete vinto, non è che gli dite, guarda che io non ti ho supportato, quindi non dovrei aver vinto in realtà, non dovrei aver vinto, ma va, stareste zitti e prendereste la skin e ve la svignereste via. Però chi è che alla fine guadagna come un bifido? Il banco, lo youtuber che intanto si è fatto tante di quei supportatori che credevano a questa storiella magica delle skin leggendarie, del proprio nome estratto, che veramente l'hanno supportato in così tanti. Poi chiaramente questi youtuber non è che fanno poche visual, quindi di gente che poi va a supportarli ce n'è, di gente che crede a ste robe ce n'è, come, e lui non guadagna solo soldi, ma guadagna anche tutte le persone che poi lo vanno a seguire su Instagram per vedere chi sarà magicamente estratto. E voi direte, vabbè, 10 skin leggendarie sono 200 euro, sono tantissimi. Sì, ma se veramente Blazer ha i supportatori che dice di avere, secondo me minimo 500 dollari al giorno da supporto a un creatore li fa, quindi state tranquilli che a fine mese 200 euro per lui sono tipo le monetine quando vai al bar e ci sono le monetine da 20 centesimi, chi se ne frega. Ora è un po' sdrammatizzata la cosa, ma sicuramente fidatevi che se hai i supportatori che ha, ve lo dico io, che guadagna tantissimo al giorno, ma ve lo dico io. Ma non prendiamocela solo con lui, perché ci sono altri youtuber che sfruttano il meccanismo della slot machine dei gettoni facili da vincere per fregarvi. Andiamo a vedere questi screen qua. Infatti 15 ore fa, chiaramente questo screen è di un paio di giorni fa, comunque 15 ore fa, questo misterioso personaggio, che magari qualcuno di voi sanno chi è, ha fatto questa storia dove tra l'altro nell'ultima riga dice "reposto tutti gli screen". Peccato che 15 ore dopo noi vediamo solo un'altra storia, che poi ve la faccio vedere, ma dell'ombra degli screen da repostare non ne vedo neanche uno, e vi dico che questo personaggio non ha mai repostato una sola storia in vita sua, nonostante dica sempre "reposto tutti gli screen", mai fatto una sola volta. Poi l'onore di cui parla, ossia del
inserire il tag davanti al nome è una stupidata che può fare chiunque anche di sua spontanea volontà. Cioè, se domani voi decidete di cambiare il vostro nome su Fortnite e di aggiungerci PFI davanti, non è che io ve lo impedisco o vi dico no, maledetto, sei un falso, bla bla, cioè non me ne può fregare di meno. E lo screen subito dopo, appunto, sempre 15 ore fa, il misterioso personaggio ha dimenticato di dirci una cosa: chi verrà scelto verrà trattato come un effettivo membro del team, e bisogna sapere che i ragazzi del team hanno ricevuto processori, schede madri, schede video, monitor, sedie, quindi ripeto, buona fortuna. Ma cioè, questa persona non reposta neanche i vostri screen, ma secondo voi vi regalerà tutta sta roba? Cioè, uno che neanche riposta gli screen vi regala poi effettivamente tutta sta roba? E io non vi dirò mai chi è questo youtuber, non sono quel tipo di persona che va a sparlare degli altri eccetera e vi rivela chi è questo misterioso personaggio che inganna dicendo che riceverete un sacco di roba se sarete tra i 10 estratti. Io voglio vedere le foto dei 10 estratti che hanno ricevuto veramente le robe, voglio proprio vederli, oltre a tutti gli screen che dovrebbe ripostare questo misterioso personaggio. Per me è una presa per il culo, cioè prendere per il culo i miei iscritti è come prendere per il culo i miei amici, è la stessa identica cosa e non penso sia una cosa corretta da fare. Poi vabbè, ognuno fa come vuole.